Direi che ci siamo quasi, ci avviciniamo al gran finale, siamo per scoprire chi sarà il vincitore assoluto del Festival Bar. Scusate, ma io prima per ballare dietro le quinte io non ce la faccio più con questi tacchi, quindi se mi permettete io leverei le scarpe. Scusate, tanto ormai siamo in confidenza, no? Siamo di casa, poi insomma siamo all'aperto, quindi non c'è pericolo, non so, magari di odori. A chi le regalo? A te, le vuoi? Tieni, me le tieni, grazie. Bene, andiamo avanti. Allora, perché sto per presentare il prossimo artista. In una serata dove i cantanti si esibiscono dal vivo non poteva certo mancare lui, che delle esibizioni live ne ha fatto davvero un punto di forza con la potenza della sua band, la pulsazione ritmica di ballo e la voce inconfondibile di Cesare Cremonini. Fanno male, sono pungenti come spine, come lame affilate e messe in bocca alle bambine, possono far male, possono ferire, farmi ragionare, sì, ma non capire. Ragioni fanno male, come sei brava tu a colpire, quante parole sai trovare, mentre io non so che dire, le tue parole sono mine, le sento esplodere in cortile, ma al posto delle margherite, ora sono cariche esplosive, due lunghe romantiche vite. Da queste rime, da queste rime, da queste rime. Buon compleanno, Freddy! Le tue labbra stanno male, lo so, non hanno labbra da mangiare, oh, ma la fame d'amore la si può curare dall'azione con le parole, sì, che fanno male, fanno sanguinare. Buon divertimento, buona serata. Grazie a Cesare Cremonini, ciao ragazzi, ciao, grazie. Tra pochissimo grandi artisti fortissimi, vi dico qualche nome. I Jet, Omar Pedrini, Ligabue, rimanete con noi.